Sulle tavole campane a Natale non possono certo mancare i broccoli, una delle portate tipiche del cenone della vigilia. I broccoli appartengono alla famiglia delle verdure crocifere, che comprende i cavoli, i cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, verze, rape, ravanelli e rucola. Mangiare i broccoli aiuta a prevenire le malattie tumorali grazie alla loro capacità di ridurre lo stress ossidativo. Inoltre la presenza di zeaxantina, luteina e di beta-carotene aumenta i livelli di protezione della salute degli occhi. In un recente lavoro di ricerca è stato riportato che un composto chiamato sulforano potrebbe limitare l'attività di 50 geni associati ai sintomi correlati al diabete di tipo 2. Miglioramenti anche sul fronte autismo. Come riportato sul National Academy of Science del 13 gennaio scorso, il gruppo di volontari che ha assimilato l'estratto contenente il sulforano ha mostrato miglioramenti nella comunicazione verbale e nelle interazioni sociali. I broccoli possono ridurre i livelli di colesterolo grazie all'apporto notevole di fibre e aiutano a preservare il rivestimento dello stomaco grazie agli isotiocianati che proteggono lo stomaco dalla eccessiva crescita di batteri nocivi. Ottimo per la salute della pelle grazie alla notevole presenza di vitamina C che limita i danni della pelle causati dall'esposizione solare e dall'inquinamento. Una tazza di broccoli tritati fornisce 92 microgrammi di vitamina K, oltre il 100% del fabbisogno giornaliero, migliorando così la salute delle ossa, ma anche l'assorbimento del calcio e riducendo l'escrezione urinaria di calcio. Ed ora qualche consiglio spicciolo. Per ottenere i migliori broccoli da degustazione è necessario riporre il vegetale non lavato in sacchetti di plastica sfusi o perforati nel cassetto più fresco del frigorifero. Poi bisogna lavare i broccoli solo prima di mangiarli, poiché quelli bagnati possono sviluppare muffe o diventare molli. Per evitare l'odore cattivo dei broccoli si potrebbe usare una premuta di limone nell'acqua di cottura. E infine pare che i romani consumassero broccoli prima dei pasti affinché l'organismo potesse assumere meglio il vino bevuto in eccesso.